Ciao, ciao a tutti! Oggi un tutorial dal gusto decisamente estivo. Infatti, vedremo come realizzare insieme una sacca portaombrellone come questa che io ho qui. Adesso non so neanche se riuscirò a farvela vedere tutta perché insomma è piuttosto grande. Comunque si tratta di una sacca, come poi vedrete bene nel video, con chiusura a coulisse e appunto una bretella che ci permette di poterla portare a spalla. E questa sacca mi è stata richiesta da una coppia di amici che aveva rotto la sacca in plastica originale dell'ombrellone e mi hanno appunto chiesto di realizzarne una in stoffa. E ho pensato appunto di creare un tutorial non solo perché magari può essere utile a qualcuno di voi, tanto ormai è agosto, quindi immagino che in tanti stiate un po' preparando le valigie per il mare, quindi magari vi può servire anche una busta per l'ombrellone. Ma poi, come spesso succede, sapete, nei miei tutorial, quello che fondamentalmente io cerco di spiegare è una tecnica che poi potete applicare indipendentemente dalle misure dell'oggetto, cioè se non vi occorre una sacca per l'ombrellone, la procedura che faremo insieme è comunque una procedura che funziona benissimo anche modificando naturalmente le misure che io ho dovuto seguire per eseguire appunto questa busta. Potrebbe essere pensando sempre al mare, una sacca per esempio per tenere i giochi per i bambini, oppure le pinne, la maschera, oppure comunque una sacca per la palestra, insomma tutto quello che la vostra fantasia vi può suggerire e anche proprio il vostro bisogno. E questo tutorial ricorda in parte un vecchissimo tutorial, un tutorial di diversi anni fa, dedicato a dei sacchetti portatutto, ve lo linko qui, anzi qui. Questi sacchetti, insomma, in questo vecchio video vi facevo vedere appunto come poter realizzare dei sacchetti con coulisse e il principio più o meno è lo stesso, cambiano però alcuni passaggi per cui magari anche da questo video potete trovare un'alternativa di esecuzione anche appunto per eventualmente fare quei sacchetti lì. E niente, io vi lascio al video e ci vediamo dopo. Per il tutorial vi servirà un tessuto in misura proporzionale al vostro ombrellone o alla sacca che vorrete realizzare. Vi serviranno inoltre il metro da sarta, un gessetto o una matita per segnare il tessuto, gli spilli, le forbici per il taglio della stoffa ed eventualmente un paio di forbicine per le rifiniture, un pezzo di nastro Grosgrain alto 2,5 cm e lungo all'incirca 10-12 cm e naturalmente la macchina da cucire. Per capire quanto grande realizzare la sacca dovremo misurare la lunghezza dell'ombrellone, la sua profondità, e naturalmente la larghezza che dovrà comprendere anche il bastone. A queste misure dovremo, come sempre, aggiungere i centimetri necessari per i margini di cucitura e dovremo considerare di lasciare più centimetri in testa per la ripiegatura della stoffa e la realizzazione della coulisse. Sul tessuto piegato doppio si va a tagliare un rettangolo di misura proporzionale alle dimensioni dell'ombrellone o degli oggetti che decidiamo di contenere nella nostra sacca. Indicativamente, per un ombrellone lungo 120 cm, largo 20 e profondo all'incirca 7-8 cm, io ho tagliato un rettangolo lungo 130, perché naturalmente bisogna considerare in alto la parte necessaria alla coulisse e anche i centimetri necessari per fare il fondo. Quindi ho ottenuto 10 cm in più rispetto alla lunghezza dell'ombrellone. E poi il mio rettangolo misura 44 centimetri, quindi praticamente ho tagliato su stoffa doppia un rettangolo 130 per 22. Inizio piegando il rettangolo a metà per il senso della lunghezza e vado subito a cucire uno dei due lati corti. Faccio una cucitura a punto dritto e una rifinitura a zigzag. Prendo poi il pezzetto di Grosgrain e lo piego a metà. Dovrò andarlo a infilare
nel lato lungo del rettangolo, quindi il lato che non è ancora stato cucito. Andrà infilato naturalmente con la parte doppia all'interno, in questo modo. E per quanto riguarda il suo posizionamento, molto dipende dalla forma, dalla misura della sacca che state realizzando. Se come nel mio caso realizzate un portaombrellone, per un ombrellone anche piuttosto lungo, piuttosto grande, il mio consiglio è quello di non andare a posizionare quest'asola troppo verso il fondo. Questo perché il posizionamento dell'asola è quello che determina anche la lunghezza della stringa, quindi la lunghezza del manico. E quindi un manico troppo lungo, quindi troppo sceso, finirebbe per darci un po' troppo fastidio nel momento in cui abbiamo in spalla l'ombrellone, il portaombrellone, perché finirebbe per sbattere un po' nelle gambe, quindi impedire un po' la camminata, ecco. Per cui il mio consiglio è quello di posizionare un po' più in alto, decidete voi dove, ecco, in base appunto sempre proporzionalmente alla vostra lunghezza. Nel mio caso vi posso dire che dalla cucitura appena effettuata io sono salita di circa 50 centimetri e in questo punto andrò proprio a inserire la mia asola. Ora andrò a cucire il lato lungo del rettangolo, facendo però attenzione a lasciare una parte non cucita che mi servirà come canale di passaggio della coulisse di chiusura. Cucirò quindi qualche centimetro, poi lascerò un'apertura. L'apertura sarà proporzionale alla misura del cordino, della stringa che utilizzerete. Nel mio caso io ho lasciato 8 centimetri. Dopodiché riprenderò la cucitura fino in fondo. Ecco, una volta effettuata la cucitura dritta, lasciando appunto lo spazio, mi raccomando, se come me dovete rifinire la stoffa perché non sfilacci, lo zigzag o comunque il punto di rifinitura non fatelo prendendo i due lembi di tessuto insieme, ma facendo la rifinitura su ogni lato. Questo naturalmente perché se noi andassimo a prendere lo zigzag doppio, finiremmo per chiudere lo spazio lasciato aperto. Un altro consiglio che vi do è quello di passare più volte la cucitura nel punto di attacco dell'asola. Questo perché dovendo sostenere la stringa, bisogna che questa parte sia fissata saldamente. Ora vado a creare un pochino di spessore per il fondo della sacca. Piego, l'angolo dove ho fatto la cucitura e l'angolo di fronte, vedete, qui l'ho già piegato, creando una sorta di triangolo, ecco, vedete, così. E praticamente dal vertice, diciamo così, di questo triangolo che si va a formare, prendo una misura, un numero di centimetri per me necessari per fare il fondo e in quel punto metto uno spillo. Quindi poniamo che vogliamo fare 4 centimetri. Da questo punto prendo 4, metto uno spillo e lungo questa linea andrò a effettuare una cucitura. Naturalmente farò lo stesso anche dall'altra parte. Una volta fatta la cucitura potete, se volete, tagliare l'eccesso e andare poi a rifinire nuovamente la stoffa. Io preferisco lasciare questi due triangoli e piuttosto andarli a ripiegare in questo modo, fissandoli con qualche punto di cucitura alla cucitura del fondo, vedete? Faccio così e così. Naturalmente poi taglierò anche tutti questi fili che sono rimasti e praticamente vado a fare appunto una cucitura che ferma i due angolini in modo da dare ancora più sostegno al fondo. Rivolto poi il lavoro al dritto e vado a orlare l'apertura della sacca. Posso decidere di fare un orlo ripiegato doppio, che rimane molto pulito, oppure fare uno zigzag e una piegatura semplice. Io opterò per questa seconda scelta, dato che il tessuto è già piuttosto grosso.
Una volta effettuato l'orlo, ho anche fatto una cucitura di rifinitura tutto intorno all'apertura per la coulisse, in modo da tenere fermi i margini interni ed evitare che fuoriescano ogni qualvolta vado ad aprire e a chiudere la mia sacca. Vado poi a ribattere l'orlo internamente sotto l'apertura che va lasciata per la coulisse, punto uno spillo. E piego poi di conseguenza tutta quella che è la circonferenza della mia apertura, rispettando appunto questa misura. Vado a fare una cucitura qua, appunto, dove ho messo lo spillo. Questa cucitura aiuterà a creare il canale di passaggio per le stringhe. Per realizzare la stringa, quindi il manico, io ho ritagliato una striscia di tessuto che andrò a piegare in questo modo. Piego a metà, poi nuovamente i due pezzi a metà e li vado poi a sovrapporre così. Magari lo rifaccio più vicino, quindi metà, poi ogni parte a metà e poi così. Andando a fare poi naturalmente una cucitura tutto intorno. Se però vi volete semplificare il lavoro, potete comprare un nastro o un cordoncino in merceria. Ora, con l'aiuto di una spilla da balia, non resta che infilare il nastro nel nostro canale di passaggio e annodarlo in fondo facendolo passare per l'asola Ingrogren. Ed ecco la sacca finita. Ecco, una cosa che ho dimenticato di dirvi prima, ma ve ne sarete sicuramente resi conto guardando il tutorial, è che si tratta di un progetto perfetto anche per chi è un po' alle prime armi con il cucito, per chi magari ha iniziato a usare la macchina da cucire da poco e vuole cimentarsi con l'esecuzione di qualche oggetto non troppo complicato. Ecco, questo direi che è proprio un progetto ideale da questo punto di vista. Bene, io spero comunque che il tutorial vi sia stato come sempre utile. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se pensate magari di utilizzarlo, se naturalmente avete anche qualche dubbio, qualche perplessità, sapete che sono a vostra disposizione insomma, rispondendovi il prima possibile. Io vi ringrazio come sempre per il vostro affetto, per le iscrizioni al canale e per seguire i video con partecipazione. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!